Si ricomincia da Conegliano oggi, finalmente, dopo 3 settimane di chiusura. Dopo la ferma obbligata per colpa della zona rossa, 120 ambulanti tornano a vendere la propria merce nel mercato di Conegliano, sperando che le cose possano migliorare. Specialmente in questa chiusura siamo stati penalizzati rispetto, non so, a alcuni centri commerciali o altre zone, nonostante che noi lavoriamo all'aperto. A controllare fra le bancherelle perché siano rispettate le norme anti-Covid anche gli uomini dell'Associazione Nazionale Carabinieri a supporto degli agenti della Polizia Locale e dei volontari scelti fra i commercianti, in mezzo alla gente fra scetticismo e voglia di uscire per tornare alla normalità. Visti i contagi forse non è proprio la cosa migliore, però ecco, noi usciamo e cerchiamo di proteggerci, poi non tutti comunque, visto che portano le mascherine, c'è chi la porta abbassata. Signori, per favore, se compro lo stesso, eh? Oggi dovrebbe esserci solamente gente del comune di Conegliano, perché ovviamente fuori del comune non si può andare. E questo mi penalizza? Beh, ovvio, perché Conegliano porta un indotto abbastanza grande di tutti i paesi vicini e quindi lavorare solo con la gente del comune è ovvio che è una riduzione. Gli ambulanti sono scoraggiati. Perché c'è poco affluimento, la gente anche è svogliata perché anche l'acquisto per andare dove? Per rimanere in casa,